Giuseppe Zio, sono un medico che ha il pallino, la passione per la scrittura e soprattutto per la storia locale del proprio borgo, del proprio paese e del proprio territorio. Ho scritto un'opera che si chiama Tra cielo e il mare, della vita e delle avventure di Michelangelo Saraceno e concorro in questo concorso nella sezione A per inediti. Il libro in concorso, che io presento in questo concorso letterario, si intitola Tra il cielo e il mare, della vita e delle avventure di Michelangelo Saraceno. È ambientato, come gli altri precedenti 5 romanzi storici, nel mio borgo in particolare, anche se poi è un libro di viaggio nel Mediterraneo, nei porti dell'Adriatico e del Mediterraneo, che vedono questo ragazzo formarsi per poi tornare e vendicare un affronto subito dalla sorella, una violenza subita da una sorella da parte dei briganti e dei bravi che vi erano in quel periodo al soldo del signore feudale. Questo libro è un libro bellissimo perché è un libro di formazione di un ragazzo, un libro che vede farsi uomo una persona che intende vendicare la sorella, però poi fondamentalmente diventa più ricco, più intelligente e con una grande cultura, proprio perché incontra dei personaggi importanti. Ritorna a San Martino, vendica la sorella, però non ha la gratitudine della gente, per cui alla fine torna in mare, si può dire, va verso le isole Tremiti, dove finisce la sua vita. Il borgo di San Martino in Pensilis, dove sono nato, cresciuto e dove vivo, è un paese del Basso Molise, sulla costa molisana, in provincia di Campobasso. Esso ha una storia più che millenaria e le prime testimonianze sono testimonianze longobarde e poi normanne. Nei documenti, viene citato in alcuni documenti, già dal 1113. Esso è un paese che ha una struttura particolare su una collina ed è un fortilizio che è posto quasi a guardia della valle del Biferno. Il paese di San Martino in Pensilis è un paese che ha avuto una storia lunga e ricca e di signorie feudali molto variegate, ma soprattutto ha avuto una importante influenza che è quella dei monaci benedettini, in quanto erano presenti 4 monasteri benedettini, di cui il più importante sicuramente era San Nicola, posto sul Muraglione. I benedettini furono importanti non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale e da un punto di vista religioso. Tanto che il nostro protettore è un monaco benedettino, l'abate di San Paolo fuori la mura, San Leo. Per esso si corre il 30 aprile la corsa dei carri trainata da buoi, che è una tradizione spettacolare, importante, che è semplicemente un pellegrinaggio, un andare e venire dai luoghi di San Leo al paese. È da vedere perché è importante, così come sono da vedere le altre tradizioni di San Martino come San Biagio il 3 febbraio e il 19 marzo San Giuseppe, dove si possono anche pregustare i famosi maccheroni con la mollica. San Martino non solo è ricca di un bellissimo borgo con viuzze strette, angoli particolari e specifici, ma è anche ricca di un piatto di cui è famosa in tutto il Molise e non solo, che si chiama la pampanella.
La pammanella non è altro che un modo di cucinare particolare la carne di maiale al forno, ma ha un odore e un sapore particolare che lascia tutti meravigliati. Il lavoro che voglio fare, non solo al mio libro, ma a tutto il concorso, a tutti i libri, che raccontando la storia, raccontando i borghi di questo meraviglioso paese che si chiama Italia, questa nostra Italia possa essere conosciuta, perché ogni angolo di essa, i mille campanili che la formano, spesso e volentieri sono una grande storia nella piccola storia e nella piccola storia una grande storia.